tanto tu no, che alla fine non piove. Dopo 3 rinvii consecutivi, il consiglio comunale straordinario sul mare inquinato di Pescara è stato rinviato a data da destinarsi. A causare lo stop, l'applicazione del regolamento comunale da parte del presidente del Consiglio Antonio Blasioli, che ha invitato più volte il centrodestra a togliere le magliette con la scritta Alessandrini dimettiti. Ovviamente i rinvii hanno acceso ed esasperato gli animi in aula, non solo tra i rappresentanti politici, ma anche tra il pubblico che ieri pomeriggio ha affollato l'assise civica e che avrebbe voluto risposte in merito all'allarme e alla paura scatenatasi dopo il 28 luglio, giorno della rottura della condotta di Via Raiale e dello sversamento di 25-30.000 metri cubi di liquami nel fiume Pescara. Il sindaco ha detto che rifarebbe tutto così come ha fatto. Beh, il sindaco dovrebbe magari decidere che cosa vuole fare, perché già in precedenza aveva dichiarato di essersi pentito di non aver effettuato il divieto di balneazione, oggi invece dice che ne ha convinto. Il problema del governo, dell'amministrazione centrosinistra è proprio questo: non c'è un sindaco che ha una capacità decisionale, che ha polso, che ha schiena dritta e testa alta. Il sindaco Marco Alessandrini da parte sua ha detto a chiare lettere che non si dimetterà e attacca ribadendo quello che la sua amministrazione sta facendo per il risanamento del fiume. Poi c'è chi si diverte con le carte bollate e chi ha responsabilità di governo. Noi abbiamo attivato un fronte scarichi abusivi, si chiama DK15, è un'opera i cui lavori sono iniziati. Ci sono 8,5 milioni e mezzo, viene dallo Sblocco Italia, sono fondi per i depuratori. C'è la partita dello sfondamento della diga foranea, che è legata all'approvazione del piano regolatore portuale. Gli fa eco l'assessore all'ambiente della Regione Abruzzo Mario Mazzocca, che parla anche di un dossier di 600 pagine sull'argomento. Noi abbiamo presentato ai commissari un dossier di oltre 600 pagine, da cui è chiara e incontrovertibile l'attività che la Regione non ha fatto negli anni dal 2011 al 2014. E poi anche un problema però che riguarda la gestione da parte dell'ACA di tutto quello che riguarda le fognature, le acque. Indubbiamente il sistema idrico integrato regionale soffre di alcune criticità che non scopriamo oggi e che stiamo cercando di risolvere.